2 nuovi corsi e 2 qualifiche: tecnico superiore per la gestione e la verifica degli impianti energetici e tecnico superiore 4.0 per il risparmio energetico nella Smart Building. Sono riconosciuti dalla Regione Abruzzo, dal Ministero dell'Istruzione e dell'Università e riguardano l'alta tecnologia dell'efficienza energetica. A proporli è l'Istituto Tecnico Superiore di Efficienza Energetica, ITSEE, dell'Aquila, che in un affollato Open Day ha illustrato l'offerta formativa. La scadenza delle iscrizioni è il prossimo 21 ottobre. Posti disponibili 60 in totale. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.itseenergia.org. La sede fisica dell'istituto è in via Acquasanta all'Aquila. I corsi raddoppiano di fatto l'offerta formativa per il biennio 2018-2020, per un totale di 4 corsi gratuiti per il diploma di quinto livello EQF, Quadro Europeo delle Qualifiche, titolo valido anche per i concorsi pubblici. Sono previste anche borse di studio e rimborso spese per gli studenti fuori sede. L'obiettivo dell'Istituto Aquilano è infatti quello di creare un vero e proprio ponte tra scuola e mondo del lavoro. Gli studenti hanno l'opportunità di svolgere stage in tutta Italia e all'estero, completamente finanziati, e i dati sull'opportunità di trovare lavoro al termine dei corsi sono assolutamente positivi. Secondo i dati statistici, infatti, 9 studenti su 10, entro un anno dal completamento dell'esperienza formativa aquilana, riescono a trovare lavoro. Noi siamo una fondazione misto pubblico-privata, partecipata da aziende e, per quanto concerne il privato, e dalle scuole e dall'università e l'amministrazione provinciale per quanto concerne il pubblico. Sostanzialmente gestiamo dei corsi di alta formazione, siamo una scuola di alta formazione che si sta trasformando in una vera e propria academy, e finanziata dal MIUR e dalla Regione sulla base di progettualità che noi articoliamo, presentiamo, e se vengono ritenute positive vengono appunto finanziate. Quest'anno diciamo che siamo un po', c'è una nuova governance, c'è un'esplosione di attività. Noi quest'anno abbiamo 2 corsi molto importanti biennali in materia di efficienza energetica, perché il leitmotiv della fondazione è l'efficienza energetica. Noi studiamo sistemi per l'efficientamento energetico industriale. E noi abbiamo 2 corsi quest'anno molto importanti, biennali, e uno che concerne la gestione degli impianti energetici e l'altro è un corso 4.0 sulle smart building, quindi più orientato all'edilizia. Sono corsi molto importanti perché hanno una durata biennale, prevedono 1200 ore l'anno di insegnamento frontale, non frontale, laboratori, ma soprattutto prevedono 800 ore in 2 anni di stage in azienda, quindi in Italia e all'estero. E diciamo siamo una realtà molto importante per il territorio perché diamo un'opportunità di lavoro a titolo gratuito, cioè i nostri corsi sono finanziati. Noi rilasciamo un vero e proprio diploma statale di quinto livello, quindi un diploma pubblico che è valido anche per l'accesso ai pubblici concorsi, e abbiamo un tasso, come diceva lei, di placement molto elevato. Il 90% dei nostri studenti trovano un'occupazione entro i primi 12 mesi, ma proprio perché la struttura dei nostri corsi prevede proprio un accompagnamento al lavoro già dal primo anno attraverso laboratori, già dal primo anno attraverso lo studio e l'approfondimento della lingua inglese per conseguire la certificazione B2. Poi abbiamo delle opportunità di stage molto importanti all'estero, anche all'estero abbiamo stipulato anche delle convenzioni con altre nazioni nelle quali l'industria è molto sviluppata o ci sono attività diciamo industriali molto avanzate dal punto di vista nel settore diciamo energetico, quindi è una bella realtà. Noi la stiamo facendo crescere e devo dire che nel giro di un anno abbiamo triplicato le nostre attività, sono molto soddisfatto, è una governance nuova e sta raggiungendo tutti gli obiettivi.
Noi per i primi due corsi regionali purtroppo possiamo avere a un massimo di 60 studenti, 30 studenti per corso, di più non possiamo averli perché i corsi sono finanziati per un massimo di 30 più 30 e poi abbiamo anche il finanziamento per lo stage, quindi oggi possiamo chiudere le nostre iscrizioni a 60, gli obiettivi sono stati già chiaramente raggiunti, ma abbiamo anche un'altra progettualità già finanziata dal Mise che concerne un corso 4.0 che svolgeremo in una grande azienda regionale e che prevederà addirittura un anno all'estero per gli studenti. È un corso molto innovativo e consideri che i nostri docenti sono per il 40% docenti universitari, un 30% docenti di laboratorio dell'ITIS e l'altro restante 30% sono dei veri e propri manager, quindi che vengono dall'industria o dai servizi, quindi abbiamo anche una opportunità, una capacità relazionale molto ampia sia in Italia che all'estero. Il ruolo dell'Istituto Superiore Ameda d'Aosta è un ruolo cruciale perché tra le scuole che fanno parte della fondazione, perché non è l'unica scuola, è la scuola capofila, quindi è la scuola che è garante, diciamo, della validità del riconoscimento dei corsi. Infatti io come dirigente pro tempore firmo i diplomi da quest'anno insieme anche al presidente. Personalmente, oltre a questa investitura, diciamo, personalmente io credo molto in questa formazione e do per quanto posso il mio contributo anche per farla conoscere, perché anche è una, diciamo, un'istituzione che è nata nel 2012 e che è andata negli anni progressivamente consolidandosi. Io la trovo che sia un tipo di formazione cruciale, fondamentale, l'ho detto anche prima, per il nostro territorio, non solo per le prospettive di occupazione che dà ai ragazzi, ma anche per come questa formazione si riverbera sul territorio e quindi è volano di sviluppo. Il tasso di occupabilità è molto alto, supera il 90% al conseguimento del diploma. E quindi è un'ottima opportunità, è un ottimo investimento. Io qui ho ritrovato oggi tantissimi diplomati del mio istituto e insomma ho caldeggiato di avvicinarsi a questo tipo di percorso. Daniela Allevi è la coordinatrice didattica dell'ITSE. A livello nazionale il MIUR, il Ministero della Pubblica Istruzione, ha voluto questo settore, questo ulteriore settore dell'istruzione. Noi facciamo parte dell'istruzione terziaria egualmente all'università, ma siamo appunto istruzione terziaria non universitaria. Quindi siamo una scelta in più per gli studenti in uscita dalle scuole secondarie superiori. Io sono nell'ITS da quando è nato qui all'Aquila e all'inizio i ragazzi venivano a chiedere l'attestato finale. Non esiste attestato finale perché esiste un diploma finale rilasciato appunto dal Ministero della Pubblica Istruzione. Se il diploma di scuola secondaria superiore è un diploma di quarto livello a livello di qualifiche europee, il diploma ETS è un diploma di quinto livello, quindi di istruzione superiore rispetto alla scuola secondaria. È un titolo valido a tutti gli effetti come titolo aggiuntivo anche per i concorsi pubblici. È un diploma molto molto importante perché prevede un percorso completamente differente anche dal sistema universitario, anche dalle triennali che originariamente erano nate anche per questo. I sei mesi in azienda sono fondamentali, la formazione con i docenti universitari, ma con quella parte pesante del 50% dei docenti che vengono appunto dal mondo del lavoro, per i ragazzi è molto significativa perché fanno praticamente la loro selezione, subiscono la loro selezione giornalmente, hanno la possibilità di conoscere le vere esigenze delle aziende, perché chi gli insegna viene dal mondo del lavoro, quindi saprà indirizzare anche lo studio e la formazione in quel senso. Quindi sicuramente è un percorso efficace a livello di formazione, quindi di conoscenze, di competenze acquisite alla fine del percorso e con il 90% dei diplomati, anche noi, anche qui all'Aquila, anche in un contesto così difficile, abbiamo avuto una risposta molto molto importante dal mondo del lavoro e monitorando i nostri ragazzi a un anno del diploma il 90% dei ragazzi sono e
sono testimoni essi stessi del fatto che sono impiegati coerentemente col profilo in uscita. L'ITSE riesce a creare delle professionalità qualificate, così come richieste dalle aziende. La durata dei corsi è di 2.000 ore, di cui 1.200 ore di attività di aula e laboratorio e 800 ore di stage nelle aziende del settore che operano in Italia o all'estero. E quest'ultimo è infatti uno dei punti di forza dei corsi messi in campo. I tecnici che escono dall'istituto sono in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico e produttivo italiano, ma anche estero. Molto importante infatti anche il coinvolgimento dell'università nel percorso di formazione, come spiegato da Giuseppe Ferri, docente dell'Università dell'Aquila e dell'ITSE. L'università dall'inizio ha avuto un ruolo molto importante nella costruzione di questi corsi, in particolare nella formazione dei manifesti degli studi, nei piani di studio, quindi ha costruito con i docenti dell'ITS i percorsi, ha dato la disponibilità alla docenza e anche importantissimo la disponibilità dei laboratori in modo tale che gli studenti abbiano un riscontro pratico a ciò che viene insegnato, diciamo, durante le ore di didattica frontale. È un'esperienza molto positiva, è un corso di studi concentrato in 2 anni che comunque consente una specializzazione molto particolare ma che trova sicuramente lavoro. Importantissime le materie del secondo anno dove gli studenti hanno una preparazione molto specifica e anche hanno la possibilità di conoscere i loro futuri datori di lavoro. Noi al primo anno, soprattutto i docenti universitari al primo anno danno la formazione di base ovviamente e poi però tutto il secondo anno è fatto è svolto nell'industria, quasi tutto insomma nelle industrie, oltre che ovviamente alcune lezioni frontali, e questo sicuramente agevola l'inserimento di questi ragazzi nel mondo del lavoro. Molti giovani frequentatori dei corsi hanno voluto raccontare la loro esperienza significativa che li ha portati a trovare lavoro subito dopo finito il corso, lavoro in aziende molto importanti. Praticamente finita il mio percorso di studi all'università, mi sono iscritto all'ITS per approfondire le materie, soprattutto energetiche, che si sono molto sviluppate in questo corso. La cosa che mi ha spinto maggiormente è le 800 ore di stage presso le aziende, che è un'opportunità che le università non danno, o meglio danno raramente, e ne ho approfittato effettuando questo stage alla Wolf House, un'azienda che produce case in legno a Vipiteno, quindi in Trentino. È un'esperienza molto importante sia dal punto di vista personale che dal punto di vista lavorativo, perché ho appreso il mestiere in una grande ditta e ho appreso anche il modo di pensare e come ci si comporta all'interno di grandi ditte di grandi dimensioni. Tu oggi lavori come architetto o fai altro? No, lavoro come architetto, ho finito il percorso ITS, sono stato contattato da uno degli insegnanti che è una società di ingegneria qui all'Aquila e da 2 anni ormai in maniera continuativa lavoro lì. È una bella esperienza anche questa perché sono a contatto con aziende di livello sia nazionale che internazionale, per me questo è un motivo di orgoglio. Principalmente ho finito il corso di scuola, diciamo, secondaria dello scientifico. Avevo iniziato a cercare di entrare nel mondo del lavoro, però con scarsi risultati purtroppo nel mondo, in Italia di oggi. E quindi ho avuto la possibilità di entrare a far parte di questo corso che attualmente mi ha dato la possibilità appunto di occuparmi. E nel corso del primo anno ho frequentato uno stage all'estero, quindi ha permesso di accrescere ancora di più il mio bagaglio culturale, che poi mi sono rivenduto anche nel secondo anno mettendomi in mostra soprattutto all'interno del corso con un docente in particolare che mi ha proposto di entrare a far parte della sua società ancora prima di finire il percorso formativo, e adesso mi occupo stabilmente all'interno della società di progettazione di impianti meccanici principalmente e poi di seguire comunque la parte anche più gestionale di alcune del lato del lavoro, quindi della commessa. E come diceva anche prima l'altro ragazzo Marco Colangelo, il mio collega, la cosa bella del nostro lavoro è che comunque abbiamo a che fare con clienti di un certo spessore sia a livello nazionale che internazionale,
è un lavoro molto vario, quindi non è, è molto interessante e ci dà la possibilità di crescere a livello professionale, sia all'interno dell'azienda che in ottica futura di una nuova, magari chissà cosa, occupazione.